Lando Sileoni, segretario generale di FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, incontra quest'oggi a Siracusa i quadri dirigenziali. Qui a Siracusa quest'oggi è stato fatto il punto della situazione per quanto concerne il contratto collettivo nazionale. Qual è il futuro e per i neoassunti e per i 54enni? Allora, intanto dobbiamo dire che il contratto nazionale ancora non è stato presentato, in quanto stiamo svolgendo in tutta Italia le assemblee dei lavoratori. Pensiamo di presentarlo entro fine maggio. Le richieste economiche partono da richieste che tengono conto dell'inflazione pregressa, di quella reale e quella attesa, pari a un aumento economico del 7,9% mensile e tradotto sinteticamente sono 205 euro al mese. Puntiamo, oltre che sulla parte economica, sulla conferma di tutti i giovani precari che attualmente lavorano nei grandi gruppi bancari, e mi riferisco a Unicredit, Intesa, UBI, Banco Popolare, Gruppo MPS, e ci batteremo ancora, se ci sarà bisogno, contro l'indennità di disoccupazione, perché ormai sono mesi che le banche, e mi auguro che in qualche modo la finiscano, stanno cercando di introdurre i licenziamenti mascherati all'interno del sistema bancario. Si è parlato di indennità di disoccupazione a costo zero, ma lei ha ampiamente spiegato che sembra più una beffa, non c'è nulla di reale. Perché? Perché sono licenziamenti mascherati. Questo significa che tutti i lavoratori bancari che hanno 54 anni di età anagrafica, con 30 anni di contribuzione, se fosse passato il disegno dei banchieri di introdurre la cassa integrazione e quindi con l'indennità di disoccupazione le banche, sarebbero stati costretti il giorno dopo ad essere obbligati ad andare in pensione. E noi, come sindacato autonomo dei bancari, quello più rappresentativo, nettamente più rappresentativo in tutta Italia, non ci siamo opposti. C'era da cambiare un decreto ministeriale e lo stesso governo ha detto che senza la firma della prima organizzazione più rappresentativa, quel decreto ministeriale che sanciva la nascita del nostro ammortizzatore sociale non poteva essere cambiato. E quindi fortunatamente, almeno per il momento, abbiamo scongiurato l'introduzione delle indennità di disoccupazione del settore, che significa licenziamenti mascherati per 54 anni. Banca e politica sono in stretto connubio, ma cosa sta facendo in realtà la politica, o meglio le figure politiche presenti per la banca? Diciamo che a livello nazionale più che a livello regionale. A livello nazionale la politica, tranne qualche rarissima eccezione, soccombe ormai da anni, non solo verso i banchieri ma soprattutto verso le fondazioni e le grandi famiglie che rappresentano gli interessi delle banche nei vari territori, soprattutto al nord. E questo significa che i condizionamenti passano attraverso una riduzione, un tentativo di ridurre il costo del lavoro da addebitare completamente sulle spalle dei lavoratori. E su questa storia ci siamo opposti, ci opporremo. Noi vogliamo che a livello di sistema si effettui una vera riflessione di carattere sociale sui veri costi di funzionamento delle banche. E per questo ci stiamo attivando, per dare sostegno ai lavoratori bancari in un rinnovo di un contratto nazionale che probabilmente sarà il rinnovo più difficile degli ultimi 30 anni. Oggi le sono stati sottoposti vari quesiti qui dai quadri dirigenziali rispetto alle altre regioni. Qual è la situazione siciliana? Rispetto alle altre regioni, allora intanto vorrei dire che insomma tutte le regioni, i vari lavoratori bancari, e mi riferisco anche insomma alla salute nei rapporti fra lavoratori e organizzazioni sindacali, insomma c'è un grande attaccamento verso le organizzazioni sindacali, non solo verso la FABI ma anche verso le altre organizzazioni. Non solo in Sicilia ma in ogni regione appunto d'Italia. La regione siciliana, come tutto il sud, insomma, sente un po' la distanza che c'è, non solo geografica, non solo chilometrica, nei rapporti con le banche, con chi rappresenta le banche, in quanto le direzioni generali non sono più ormai distribuite in ambito locale ma sono tutte trasferite al nord. E quindi rappresentare per un dirigente sindacale di qualunque sigla le istanze dei lavoratori e le richieste dei lavoratori diventa sempre più difficile e molto più complicato, perché l'interfaccia che prima stava sul posto oggi sta al nord. Ma comunque noi abbiamo, con un gioco di squadra, abbiamo colmato e stiamo colmando un po' tutte le varie situazioni. Volendo fare un bilancio consuntivo, FABI come opererà in tutto il territorio nazionale chiaramente? Opererà come ha sempre operato, rapporto stretto con il territorio, rapporto stretto con il lavoratore bancario. Noi abbiamo 6.000 dirigenti sindacali, 97 strutture provinciali, oltre 100.000 iscritti su
300.000 bancari, pure in presenza di altre 8 organizzazioni, quindi siamo nettamente da sempre, da oltre 65 anni, il sindacato più rappresentativo, e la rappresentatività non cade dal cielo quando uno ha la rappresentatività, perché gode della fiducia del lavoratore bancario nonostante le difficoltà del momento. Ritiene che i mass media abbiano un po' oscurato o non fatto luce sui veri problemi della banca e dei lavoratori delle banche? Direi che c'è sempre questa storia che si porta avanti ormai da anni, che il lavoratore bancario è un lavoratore privilegiato, no? Quando in effetti noi di privilegi ne abbiamo pressoché zero. Noi abbiamo una nostra professionalità che vogliamo difendere, ci mettiamo la faccia con la clientela, con le imprese, con le famiglie, con le aziende, con gli imprenditori, con la finanza, e vogliamo essere rispettati per la professionalità che garantiamo sulla consulenza e sull'assistenza sul territorio a tutto quello che è il circuito economico. Quindi vogliamo che la nostra professionalità sia pagata, e per questo, pur stando coi piedi per terra, non faremo sconti a nessuno. Perché Fabi ha scelto proprio Siracusa per fare il punto della situazione su quello che è il futuro dei bancari? Innanzitutto Siracusa è la città dove abbiamo la maggioranza ultra assoluta praticamente tra gli iscritti alla Fabi. Già, cito un dato: Unicredit, Banco di Sicilia, abbiamo 253 iscritti su circa 280 colleghi. In sede provinciale abbiamo circa 600 iscritti, quindi su una popolazione bancaria che non supera, quindi già si denota chiaramente la portata della nostra organizzazione qui a Siracusa. Poi, come ha detto bene Lando Sileoni, è inutile continuare a fare grosse assemblee di quadri sindacali a Palermo e a Catania, dove già siamo diventati sindacato organizzato sotto qualsiasi punto di vista praticamente, e quindi è bene dare spazio alle altre città. Iniziamo oggi qui da Siracusa per poi proseguire ad Agrigento, laddove siamo recentemente cresciuti raddoppiando gli iscritti che avevamo precedentemente, per poi proseguire su Messina, su Caltanissetta, su Trapani, su Enna e su tutto il territorio siciliano. Quindi privilegiamo praticamente le città medio-piccole rispetto a quelle grosse. Come opererete sul territorio affinché si possano ovviare a quelli che sono intanto gli attuali problemi che i bancari vivono e cercando di prevenire quelli che sono futuri? Questa politica sindacale si fa principalmente nei gruppi bancari, praticamente nelle aziende di credito, quindi io faccio parte praticamente della segreteria di gruppo di Unicredit. Nei prossimi giorni avremo un congresso, poi magari su questo ci sentiremo praticamente per valutare l'esito del congresso, però dico chiaramente che non staremo con le mani in mano. I gruppi non si illudano di continuare a fare quello che avevano fatto precedentemente. Non tollereremo più praticamente che i lavoratori debbano essere sacrificati, e poi guarda caso un signor Profumo praticamente che ha distrutto il sistema di credito meridionale se ne va con 40 milioni di euro alla faccia praticamente dei poveracci. Questo non lo permetteremo più, perché praticamente alzeremo la voce laddove deve essere alzata la voce. Bene ha fatto recentemente anche Sileoni a dire alla Banca d'Italia praticamente che non era d'accordo praticamente su un'ingerenza su un istituto praticamente di Milano, la Banca Popolare di Milano. In passato non c'è stato un autorevole segretario generale che ha fatto altrettanto, e gli istituti di credito siciliano sono scomparsi praticamente rafforzando le banche del nord. Quindi bisogna invertire la rotta. La Banca d'Italia ha fatto degli errori che non continuano a farli sulla pelle dei lavoratori. Quest'oggi è stato posto l'accento anche su numerosi punti di riflessione per quello che è la situazione dei lavoratori delle banche. Sono punti da risolvere e sono punti particolarmente complessi. Non è una situazione che si può definire favorevole. Siamo in un momento di congiuntura complessiva nella quale si iscrive un momento particolarmente difficile anche per i lavoratori bancari. Se il sistema ci permettesse una maggiore elasticità di confronto, probabilmente molte situazioni si potrebbero risolvere
più facilmente, ma noi abbiamo la speranza che attraverso un confronto serio, serrato e pieno di contenuti importanti si possa portare ai lavoratori bancari quelle risposte che da tempo ormai aspettano, ridando loro quindi la fiducia nella loro dignità di lavoratori e nella loro quotidianità di cittadini. Perché si è giunti dopo lungo iter alla nascita di questi problemi? È una domanda complessa. Vediamo se riesco ad esplicitare una risposta in termini particolarmente brevi. Si è voluto aggredire il mondo delle banche, perché il mondo delle banche era un mondo che rappresentava in qualche modo anche un momento di socialità rispetto al semplice uomo della strada. La banca non era soltanto l'istituto che si occupava dei benefici dei loro azionisti. La banca aveva un ruolo importante nella società e quindi attraverso un impegno nel sociale faceva arrivare il ruolo della banca stesso a tutti i livelli. Via via questo concetto legato al profitto esasperato, al concetto di mercato esasperato, la ricerca assolutamente di obiettivi quasi irraggiungibili ha messo nelle condizioni perdere quell'aspetto di socialità che la banca stessa portava, e questo ha creato veramente una situazione complessa. In altri termini, si è voluto stroncare il percorso e l'ascesa del ruolo delle banche? Le banche hanno cambiato il loro posizionamento. Da un sistema pubblico, quasi pubblico, si è passati a un sistema assolutamente privato, dove gli azionisti e le fondazioni ricercano il massimo profitto con la minore spesa. E quindi a pagare il conto sono stati i bancari da una parte, ma sono stati anche le imprese, le piccole imprese, le medie imprese e non tanto le grandi imprese, che spesso si autofinanziano sul mercato, come voi sapete, ma anche i cittadini comuni che oggi hanno difficoltà di accesso a qualsiasi forma di credito, sempre più complicato, sempre più difficile.